ascoltando, a quelli in fondo alla piazza, a quelli dietro l'angolo, non vi fate mettere ancora in ginocchio, già avete pagato abbastanza. Un paese dovrebbe essere una villa, vivere qui dovrebbe essere un sogno di pace, di ambiente, di occupazione, siete conosciuti in tutto il mondo per il pistacchio, eppure i tassi di disoccupazione sono quelli che sono e oggi questo gli serve per mettervi un guinzaglio, oggi che tutti sono a cerca di un'occupazione, di qualsiasi cosa, che sono disposti a calarsi la maschera e dire io ho bisogno di lavorare anche per poche centinaia di migliaia di euro, poche centinaia di euro, e accettate e gli cercate i voti. E l'avete fatto, e l'hanno fatto i vostri genitori, e l'avete fatto alle elezioni prima e a quelle prima, ma che cosa avete ottenuto? I ragazzi sono rimasti, i vostri figli sono felici, sono tornati i parenti che avete fuori, si è risolta qualche questione, c'è più trasparenza, c'è più risparmio, si sta bene, io penso proprio di no. Perché prendersela con uno, con un tizio che viene da fuori, che fa la lista, quattro scarcagnati che fanno con la bandierina, tutti bellini, puliti, senza soldi? Perché se la prendono con loro? Perché hanno paura di loro? Perché loro che fanno le intimidazioni hanno paura di loro? Sono loro i codardi, sono loro che devono andare via da questo paese. Li dobbiamo scacciare via non solo da Bronte, da tutti i comuni. Siamo i cittadini che ci dobbiamo riappropriare degli strumenti della democrazia che la Costituzione ci ha consegnato. Non siamo noi a doverci vergognare, sono loro che fanno schifo, schifo, schifo. Si pensano di essere appoggiati, pensano che lui non è nessuno. Ci dispiace dirlo, qui ci sono senatori della Repubblica, deputati, onorevoli, lui non è da solo. Non vi fate ubriacare da chi è che dice che sono quattro scarcagnati, noi siamo una struttura, noi proponiamo leggi, noi ci opponiamo, noi denunciamo, denunciamo. La mafia non è finita. Non è che si dice la mafia, c'è stato il processo, la mafia è presente, è dentro di noi, serpeggia, serpeggia in questi atteggiamenti. E allora ora che girano, che cercano, a mio figlio dategli il votino, bravo la Caruso, qui non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando del futuro della vostra comunità. E se non vi date aiuto voi, loro da soli faranno il loro percorso. Ma rimarrete voi da soli, rimarrete ancora nelle mani, nell'abbraccio mortale di chi ha governato questa città. Perché se oggi questa città non avesse bisogno del Movimento 5 Stelle, noi non saremmo qui. Questa città ha bisogno di loro, ha bisogno di voi. Quindi ascoltate, non dovete avere paura, il re è nudo, oramai è chiaro. Le testimonianze di Giancarlo, ha parlato di un comune disastrato, tremendo, bagheria, dove si sta facendo davvero di tutto, si sta lottando con le unghie e con i denti per riportare a un minimo di decenza la vita dei cittadini. Anche qui c'è bisogno di questi ragazzi, girategli le spalle a coloro che hanno distrutto questa comunità. Voi meritate altro, girategli le spalle, ditegli no, io cambio, questa amministrazione.